stata, perché due set avanti, dove il Coppa Regliore è riuscito anche a far valere gli episodi a proprio favore grazie a un grande muro, poi un po' di stanchezza, è arrivato il ritorno finale, poi pirotecnico. Allora, che poteva essere una partita strana dove noi eravamo stanchi e quindi alla fine avete visto quanto eravamo nervosi, ci poteva stare, poi immaginare un finale del genere è quasi impossibile. Cosa posso dire? Noi abbiamo in campo dei fenomeni tipo Fei, che quando decide che si può fare qualcosa in battuta ha fatto la differenza, poi ci vuole anche un po' di fortuna, prima non gli entrava più la battuta, nell'ultimo momento ha fatto un turno devastante. Mi dispiace che poi ci siano tutte queste discussioni, però insomma, secondo me è andata bene così per noi. Una partita obiettivamente insomma, che sembrava indirizzata verso il tie break. Sì, a un certo punto abbiamo smesso di giocare, ci siamo innervositi molto, i ragazzi erano stanchi, ma non tanto dal punto di vista fisico, secondo me a un certo punto abbiamo speso troppo dal punto di vista mentale e quando sei così nervoso poi non riesci più a giocare, la gente continua a protestare per l'arbitro, è stata una partita molto, molto intervallata da troppi video check. Quindi alla fine la partita è diventata nervosa, noi non siamo più riusciti a sviluppare il nostro gioco, anche Leroux è entrato, ha perso il ritmo anche lui. Da posto 4 sappiamo che può avere un pochino più di difficoltà, allora alla fine ho provato a mettere dentro Vetto che invece da posto 4 attacca abbastanza bene, è andata bene per quello. E poi insomma, cosa posso dire? Che abbiamo un gran cuore, che non vogliamo perdere, continuiamo a volere fortemente rimanere lì dove siamo in classifica. Avevi detto che non sarebbe stata facile dal punto di vista mentale questa partita, perché la partita di giovedì di Macerata, quella di mercoledì di Vibo, in mezzo c'era Modena, partita comunque importante, però dicevi a livello mentale avremmo sicuramente dei problemi, sei stato buon profeta. Beh, onestamente non è che bisogna essere profeti, bisogna solo leggere le situazioni, lo sapevamo benissimo che questa poteva, nelle tre, senza voler niente con Modena, questa era la partita che ci interessava onestamente di meno, perché poi Vibo diventa una partita dentro fuori e se la affronti con questo nervosismo puoi rischiare anche con Vibo, anche se onestamente c'è differenza tra noi e Vibo, però insomma sappiamo che la pallavolo, specialmente questo tipo di pallavolo con rally point system diventa difficile e la componente psicologica è molto alta, per cui ho visto tanto nervosismo e secondo me è dettato molto dalla stanchezza, ecco tutto qua. Aspetto negativo l'infortunio a Caliberda, sai già cosa si è fatto o non avete ancora? No, ho parlato velocemente col fisioterapista, mi ha detto che ha sentito un tirone nella zona poplitea del ginocchio, quindi dietro, perché ha fatto un recupero, lui non si sa regolare, quando vede il pallone lo vuole sempre prendere, onestamente è andato a prendere un pallone quasi impossibile ed è riuscito anche a prenderlo e ha sentito un tirone dietro il ginocchio, poi ha provato a rigiocare, ha saltato e poi faceva fatica a distendere la gamba, quindi abbiamo cercato di fermarlo immediatamente.